impossibili. Fabio Carpi incontra Zelda. Perché è venuto a trovarmi qui? Che cosa vuole da me? Se lei cerca notizie di Scott Fitzgerald e di sua moglie Zelda, io non posso dirle niente. Se ne vada, la prego, signore. Mi lasci in pace. La mia anima è molto malata. Questo almeno dovrebbe saperlo. È da 18 anni ormai che mi trascino da una clinica all'altra. Ogni tanto esco e poi non ce la faccio a restare fuori. È come una specie di crollo dentro. Lo spalancarsi di un abisso e una grande paura. Sono io che voglio tornare qui, dove almeno mi sento appoggiata, protetta. Il dottor Carroll mi fa camminare 8 chilometri al giorno. È una delle sue più rigide prescrizioni. Lo sa che qui sono proibiti gli specchi? Il dottor Carroll dice che è una maniera artificiosa di concentrarsi sull'io. Ma lei... se ne vada, signore. È un posto così triste, questo. Perché vuol parlare con Zelda? Non vede com'è ridotta? Ho 48 anni ormai. Sono una vecchia. I capelli grigi e ingrasso. 65 chili. Si rende conto? Colpa delle iniezioni di insulina. Si muova! Fermo! La sente adesso questa voce? È la voce di Scott che mi chiama? Lo sente anche lei, vero? Quello che mi dice... ti prego, non stare in manicomio. La sente? Sì. Scott, perché mi dici così? No, basta! E invece lo ripete ancora. Oh, l'ho uccisa, ho perso la donna che ho messo nel mio libro. No, no, non può essere la sua voce. Scott è morto 8 anni fa. Non c'è più Scott. Mi ha lasciato sola. Lei crede in Dio? Non mi risponde? Se non crede è male, perché anche lei dovrebbe pensare alla sua salvezza. Io non cambierei la mia esperienza con nessun'altra, perché mi ha portato la conoscenza di Dio. Le rivelazioni della sua divina presenza sono un onore più grande di tutti quelli che potrebbe concedere il mondo. Una più grande bellezza e una più irresistibile ispirazione. Io ho una figlia grande, sa? Scotty. Sì, Scotty, e sono già nonna. Vuole sentire che cosa le ho appena scritto? Ecco. Conoscendo il giusto non esistono alternative, poiché giusto è ciò che è più spiritualmente vantaggioso e tutte le anime cercano di migliorare. Lo scopo della vita sulla terra è che l'anima cresca, così cresci anche tu, Scotty, facendo ciò che è giusto. Com'è cambiata, signora? Se pensa a un'intervista che lei ha rilasciato a suo marito 25 anni fa, dubito che si riuscirebbe a riconoscere la stessa persona. La leggendaria Zelda, il campione della sua generazione, la sfrenata maschietta che baciava gli uomini dietro le uscite di sicurezza perché le piaceva la forma del loro naso o il taglio delle loro marsine. Oh, basta, la prego. Vuole dare un'occhiata all'intervista? Anzi, se non le dispiace, io leggerò le domande e lei le risposte. Facciamo un bel tuffo nel passato. Oggi è perfino di moda, la moda retro. Può essere un gioco molto doloroso, non crede? Ma lei non è il tipo che si tira indietro. Che tipo sarei io? Questo ce lo dirà l'intervista. Pronta? Sì. Come dovrebbe essere la tua giornata ideale? Pesche a colazione, e poi golf, e poi una nuotata. No, no, non ci riesco a dire queste cose. Eppure le ha dette. Vada avanti, la prego. Faccia finta di essere un'attrice. Un tempo, se non sbaglio, lei voleva recitare. E poi, semplicemente poltrire, né mangiare né leggere, ma starmene tranquilla a ascoltare suoni piacevoli, una vacuità pressoché completa.
La sera, una riunione rumorosa, brillante, credo. Ti ritieni ambiziosa, signora Fitzgerald? Non particolarmente, ma ho una quantità di speranze. Voglio soprattutto essere me stessa e godermi la vita. E per tua figlia? Ambizioni, progetti? Cosa vorresti che diventasse? Non importante, e seria, e malinconica, e inospitale, ma ricca e felice, con doti artistiche. E con questo non voglio dire che il denaro significhi necessariamente felicità, ma il fatto di possedere cose, soltanto cose, oggetti, fa felice una donna. Il giusto tipo di profumo, il paio di scarpe alla moda, sono di grande conforto all'animo femminile. E adesso perché piange? Era solo un gioco. Oh, piango perché nessuno mi darà più niente. Un paio di scarpe, un profumo, una rosa. Piango perché Scott è morto. Lei non sa quanto ci amavamo. Il nostro è stato un amore unico, eccezionale. Nessuno lo può immaginare. Adesso devo cavarmela con $50 al mese. E la mia testa non funziona più. E non riesco né a scrivere né a dipingere. E lo sforzo di vivere esaurisce tutte le mie risorse. Nessuno mi inviterà più alle feste. Nessuno sembra più particolarmente interessato a me. La bellezza bionda del sud e il brillante successo del nord. Come sono lontani quei tempi. Così remoti che se non avessi i ritagli dei giornali penserei che non sono mai esistiti. Vuol sapere come abbiamo vissuto allora? È questo che l'interessa? Noi siamo cresciuti fondando i nostri sogni sull'infinita promessa della pubblicità americana, credendo che si potesse imparare a suonare il piano per corrispondenza e che il fango facesse diventare la pelle liscia. Ci si creava come si crea un prodotto e ci si metteva in mostra con tutto il fiuto di una buona campagna pubblicitaria. Ma lei, perché è venuto a intervistarmi proprio adesso? Che senso ha ripescare questo relitto? Zelda è morta 6 anni fa insieme a Scott. È già seppellita al suo fianco. Non poteva venire prima, finché c'era lui, io ero viva. Se non altro esisteva la speranza. Venire prima? Prima quando? In qualsiasi momento del nostro matrimonio ideale. Mi scusi, ma... No, non mi interrompa, è proprio così. Perché nonostante i litigi e la disperazione, il nostro è stato un matrimonio perfetto e abbiamo avuto lunghi periodi di felicità. Lo sa cosa dicevo io a Scott da ragazza? È come se tu mi avessi ordinato su misura e io ti fossi stata consegnata per essere indossata. E lui di noi due, anche nei nostri anni più neri, diceva così: l'alcol sulle mie labbra è dolce per lei e io adoro le sue più stravaganti allucinazioni. Non crede di idealizzare un po' troppo il passato? A volte lei è stata anche molto dura con suo marito. Ricordo quando gli ha scritto: elencando le tue qualità, non riesco a trovarne nemmeno una sulla quale basare un possibile rapporto, tranne il fatto che sei un bell'uomo. E di begli uomini ce ne sono decine. Il capocameriere del Plaza e il mio parrucchiere a Parigi. Ero malata, stavo tanto male. Lei forse non lo sa che per anni sono stata divorata da un eczema di origine nervosa. Per guarirmi, il dottor Forel aveva tentato persino l'ipnosi. Lo so, lei era ricoverata a Prangin, sul lago di Ginevra. Scott veniva a trovarmi quasi ogni giorno, litigavamo e poi ci scambiavamo lettere d'amore.